Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui con voi per parlare della rubrica, se così vogliamo chiamarla, che vede protagonisti ogni volta 5 pennelli che scelgo per voi, per appunto mostrarvi le loro peculiarità, per cosa sono meglio indicati, per cosa li possiamo utilizzare, per darvi degli spunti magari, sia quelli tradizionali sia spunti che magari non vi aspettate per quel tipo di pennello, e poi soprattutto perché ci sono tantissime ragazze che davvero, se prendono un pennello, non sanno proprio da dove provenga, come utilizzarlo, non saprebbero davvero da dove cominciare, quindi può risultare appunto utile perché ha le prime armi, perché comunque non si intende tantissimo di trucco e quindi non conosce bene l'utilizzo, in questo caso dei pennelli. Come tutte le volte scelgo per voi 5 pennelli alla volta e adesso li vado a scegliere proprio random in questo momento, quindi vediamo un po'. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, ho scelto 5 pennelli che sono, se andiamo a vedere nello specifico, ogni volta li categorizzo, se così possiamo dire, in appunto pennelli indicati per qualcosa nello specifico, ma poi come vediamo sono anche per tantissimi altri utilizzi. Diciamo che uno è per le sopracciglia principalmente, l'altro, e poi non è proprio un pennello ma è più uno scovolino per pettinarle, ora lo vediamo insieme. Poi abbiamo due pennelli piatti a lingua di gatto, che però sono totalmente diversi l'uno dall'altro, anche se appunto hanno tutte e due la lingua di gatto, la forma, e poi due pennelli indicati per, diciamo, le correzioni come base. Poi quelle poi sono, tra virgolette, gli utilizzi che ne faccio io, ovviamente ce ne sono altri come vi dico sempre. Partiamo subito con il primo pennello, comunque attrezzo da lavoro. Questo qui è uno scovolino appunto di un set che acquistai tempo fa, ma comunque spesse volte vi viene sicuramente detto che potete tranquillamente andare ad utilizzare gli scovolini o quelli lì monouso che trovate, non lo so, per esempio allo store di MAC, che ve li danno monouso appunto magari per provare i mascara eccetera, quindi, oppure potete utilizzare comunque uno scovolino di un mascara vecchio lavato e pulito, che ogni volta ci aiuterà a pettinare le sopracciglia. È davvero un elemento che non deve mancare, perché davvero a volte, soprattutto chi ha magari delle sopracciglia più folte, più lunghe, ha problemi perché si scompigliano eccetera, quindi è importante comunque, anche prima di andarle a truccare, pettinarle verso l'alto in questo modo. Questo pennello è davvero utilissimo, questo pennello, continuo a dire, vabbè, comunque questo attrezzo qui, lo scovolino. Andiamo a vedere però per quanti altri utilizzi può essere utile. Allora, lo scovolino può esserci utile, ad esempio, anche per andare a spazzolare le ciglia, ovviamente pulito come sempre, uno scovolino pulito, per spazzolare le ciglia quando utilizziamo magari un mascara un po' troppo pesante, che fa troppi grumi, che vogliamo andare ad alleggerire, a separare meglio. È sicuramente un attrezzo utilissimo in questo caso, perché appunto quando un mascara è troppo pesante, ne abbiamo messo troppo, oppure lo scovolino ne preleva troppo, allora possiamo andare a pulire e a separare meglio le ciglia, a definirle maggiormente. Oppure ancora, questo di solito viene utilizzato, questo tipo di attrezzo, per truccare le clienti, oppure comunque per chi non vuole truccarsi con lo scovolino che esce dal mascara perché magari non gli piace, allora utilizza questo scovolino pulito con cui andrà a prelevare di volta in volta dallo scovolino appunto del mascara che si immerge, magari per una cosa igienica, non lo so, appunto viene usato soprattutto quando trucchiamo delle persone in generale. Allora, dallo scovolino del mascara che viene inserito si preleva del prodotto e si va a truccare con quest'altro scovolino, con questo secondo scovolino. Ancora qualche altro utilizzo alternativo può essere, ad esempio, molte volte ho sentito il consiglio di utilizzarlo nel momento in cui ci sporchiamo con il mascara, facciamo asciugare le mascara e poi andiamo con questo, tra virgolette, a grattare il prodotto, quindi vabbè, queste sono delle tips così. Oppure ancora un altro utilizzo, anche se vi dico la verità non l'ho mai provato, va bene che, diciamo, queste consistenze tipo spazzolino eccetera sono indicate per andare a prelevare del prodotto e andare a realizzare, ad esempio, delle lentiggini finte, quindi andiamo a prelevare un po' il prodotto, tipo lo bagniamo, andiamo a prelevare un po' di marrone per dirvi, e poi facciamo così e quindi andiamo a rilasciare tutti questi puntini sul viso. Però questa cosa non l'ho mai provata, quindi non vi saprei dire, quindi ecco, ne ho dette di tutte proprio per farvi capire, come sempre, che possiamo utilizzare
utilizzare tutti gli attrezzi da trucco, ma pure in generale come più ci piacciono e come ci troviamo meglio, oppure appunto sperimentare, perché a volte ci capita che non abbiamo quel pennello è da lavare e troviamo un altro che magari è perfetto per quell'utilizzo, anche se non nasce per quello, anche se lo utilizziamo sempre per altro. Ci tengo sempre a dirvelo in questi tipi di video. Quindi questo era il primo attrezzo. Il secondo pennello di cui vi parlo è un pennello a lingua di gatto, come vi anticipavo prima. Questo nel particolare il 233 di Zoeva e si chiama Cream Shader. È appunto un pennello piatto a lingua di gatto e ha queste setole plasticose, quindi è perfetto per andare ad utilizzare appunto, qui appunto già ce lo dice anche il pennello, degli ombretti in crema. È fantastico perché appunto se utilizzassimo invece, vi faccio un anticipo del prossimo pennello di cui parlo, sempre lingua di gatto, un po' più ampio, meno lungo che, più largo che lungo, a differenza di quell'altro, però per esempio questo qui ha le setole invece simil naturali, quindi più adatto invece alle polveri, perché comunque la crema si attaccherebbe tutta alla setola e non andremo bene a lavorarla sulla palpebra. Allora, ritornando a questo precedente, quindi vi stavo dicendo che è perfetto per i prodotti in crema, appunto per applicarli al meglio, per non rovinare magari il pennello, per non far sì che se lo mangi il pennello, eccetera eccetera. Però vi dirò una cosa che magari a uno non si aspetta, perché come per esempio io l'avevo comprato per appunto applicare i prodotti in crema, non l'avrei pensato di utilizzare per polveri. Invece ragazzi, vi dirò, è un pennello altrettanto ottimo, se non anche migliore, performance ancora più alta con i prodotti in polvere, perché essendo appunto plasticoso la polvere si aggrappa bene a queste setole e quando la andiamo ad applicare appunto sulla palpebra non scappano, non cadono, non c'è un fallout, diciamo, e viene molto limitato e quindi veramente riusciamo ad ottenere una bellissima pigmentazione, vedete, pressando in questa maniera sulla palpebra soprattutto quei colori che sono appunto in polvere, sono magari in polvere libera eccetera, e vogliamo una bella pigmentazione, una bella vibrantezza del prodotto. Quindi stranamente ecco che un pennello pensato totalmente per un prodotto diverso da quello che invece vi dicevo io è fantastico anche per questo utilizzo. Allo stesso tempo lo possiamo andare ad utilizzare sempre per discorsi di illuminanti, per esempio per andare a mettere l'illuminante in questo punto, sempre sia in crema che in polvere, per illuminare questa zona sotto le sopracciglia, per andare, non lo so, ad esempio chi si trovasse potrebbe tranquillamente, chi ha magari delle labbra molto grandi, molto carnose, potrebbe utilizzarlo anche per le labbra, perché no, è molto grande, però comunque si presterebbe bene per delle labbra grandi, o ad esempio potremmo andare ad utilizzarlo anche per l'illuminante per essere molto 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 precise, perché altrettanto come il pennello, come questo pennello è adatto, come dicevo, per le polvere libere, perché veramente dalla vibrantezza al prodotto, alla texture e così via, è fantastico anche con gli illuminanti. Infatti poi in un'altra puntata vi mostrerò uno dei miei pennelli preferiti per l'illuminante, che appunto ha questa texture plasticosa, faccio degli spoiler, che a differenza di quest'altro che per esempio sempre per l'illuminante, però è più così fluffy e tra virgolette più simil setole naturali. Quindi questo era il secondo prodotto e come avete visto ci sono tantissimi utilizzi diversi da quello per cui è stato pensato, oltre appunto a quello per cui è stato pensato. Andiamo avanti con il prossimo prodotto, con il prossimo pennello di cui già vi ho parlato. Questo qui è un pennello, come vi dicevo, setole simil naturali sempre lingua di gatto, sempre schiacciato ed è appunto più adatto ai prodotti in polvere, non adattissimo ai prodotti però in polvere libera, perché appunto come vi dicevo prima magari potrebbe far sì che ci sia troppo fallout e così via. Comunque sia, riesce a far sì che l'applicazione sia perfetta, proprio perché avendo la lingua di gatto diciamo che è indicatissima per quando vogliamo pressare il prodotto, vogliamo ben farlo aderire alla palpebra, vedete, si adatta perfettamente ed è fantastico per questo utilizzo qui. Anche questo adatto per applicare l'ombretto su tutta la palpebra mobile, adatto quindi per questo tipo di discorsi qui. Ovviamente per esempio, a differenza di quello di prima, non sarebbe assolutamente adatto per un prodotto in crema, mentre questo si presta sia per i crema che per le polveri, questo non sarebbe adatto assolutamente tipo a mettere pure il rossetto, perché si macchierebbe completamente e sarebbe molto difficile struccarlo.
andiamo avanti, il quarto pennello di cui vi parlo, torniamo a parlare di un pennello con setole più plasticose, e questo pennello però è angolato, è più piccolino ed è secondo me adattissimo, non so se riuscite a vederlo, penso di sì, ed è adattissimo per delle piccolezze. Io ad esempio lo utilizzo per andare a correggere, dopo che ho applicato il rossetto, delle zone in cui magari ho un po' sbordato, delle macchiette, quindi per andare a pulire il contorno labbra, quindi con un po' di mascara vado a pulire le labbra, con un po' di correttore, quindi vado leggermente, oppure posso utilizzarlo ad esempio per pulire il mio trucco, quindi applico un po' di correttore, così via, matita correttore, e vado a pulire questa zona. Con l'angolazione risulta ancora più facile, potrei comunque utilizzarlo per raggiungere gli angoli appunto dell'occhio per discorsi di illuminanti in crema, potrei utilizzarlo ad esempio per le sopracciglia nel caso delle polveri, ma nel caso dei prodotti in crema andrebbe bene anche per le sopracciglia, vedete, in questo modo, anche se non è piccolissimo, però si presterebbe bene qua a riempirle un po'. Quindi questi erano gli utilizzi per il penultimo pennello, e andiamo a prendere l'ultimo, che è uno dei miei pennelli preferiti, è un pennello della Real Techniques, non c'è tutorial in cui non mi vediate utilizzarlo, lo adoro, fa parte del set della Real Techniques, del set occhi, questi pennelli comunque piccolini, viola, ed è un pennello fantastico per applicare, io lo adoro per applicare i correttori, per stenderli, perché è morbidissimo, molto delicato sul viso, ed è fantastico perché, essendo così leggero ma sfumando così bene, riesce a sfumare perfettamente i correttori senza andarli a tirare via, a togliere, quindi davvero sfuma la superficie del correttore proprio nella parte più superficiale, ma non va a toglierlo, quindi lo adoro per questo motivo. Infatti a volte anche sul viso, quando vado a fare delle correzioni, utilizzo poi questo, perché anche per dirvi, con la spugnetta va via il prodotto, invece questo davvero leggermente lo lavoriamo in superficie, ma davvero non portiamo via il prodotto, quindi lo adoro. Allo stesso tempo, se non volessimo utilizzarlo per questo discorso, potremmo utilizzarlo, beh, già ve l'ho detto, anche per il viso, se non vogliamo utilizzarlo per le correzioni degli occhi. Per esempio l'applicazione di ombretti non ve lo consiglierei, di ombretti in crema, perché secondo me si farebbe un pastrocchio troppo grosso, poi da sfumatura non mi piacerebbe, ma invece sarebbe adatto per esempio per le polveri, quelle non troppo con troppo fallout, magari le polveri opache, che diciamo sarebbe comunque adatto per andarle a sfumare, non lo so, per fare degli smoky molto leggeri e delicati, quindi adattissimo per questo. Come in tutti i video di questo genere, io poi vi faccio un resoconto in cui vi dico, come sempre, che i pennelli sicuramente non devono essere per forza di marca, non dovete per forza comprare dei marchi in particolare, perché potete sicuramente trovare anche in altri casi, anche in altri anche in marchi non famosi, anche in negozi per la casa, dei prodotti, dei pennelli davvero validi. Quindi in questo caso io ho scelto tre pennelli non marchiati, non hanno un marchio, e due sì, uno Real Techniques e l'altro Zoeva. Gli altri tre sono due di un set, dello stesso set, che ho pagato pochi euro su tempo fa, è stato uno dei miei primi kit su internet, e questo qui invece lo trovai in un negozio per accessori, appunto per il trucco eccetera eccetera, comunque validi, ma l'ho pagato comunque sotto i 5 euro, davvero l'ho pagato poco, ora non mi ricordo, 2, 3, 4 euro massimo. E quindi questo per dimostrarvi, come sempre, che potete trovare prodotti validi anche se non sono costosissimi, anche se non sono di marche. Quindi cercate e vedrete che davvero potreste trovare delle vere chicche, perché a me capita, appunto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato soprattutto utile, fatemelo sapere se appunto avete delle domande, delle altre richieste, a me fa molto piacere esaudire i vostri desideri, magari potreste esaudire anche i desideri, vabbè, però queste stupide, cioè diciamo quello per quel che posso, quindi magari se avete anche altre idee di tipi di video del genere, volete dirmi parlaci di questo eccetera eccetera, a me fa molto piacere. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciatemi un like, se non siete iscritti al canale spero vi faccia piacere iscrivervi, e ci vediamo al prossimo video.